Oggi parliamo di un aspetto particolare dell'oceanografia marina, parliamo di rumore ambientale marino. Vedrete che l'idea che il mare sia un mondo silenzioso è un'idea completamente sbagliata. C'è molto più rumore in mare che non fuori dall'acqua. Vedremo che impatti ha sull'ecosistema marino, perché è importante monitorarlo e vedremo anche come viene monitorato in Golfo di Trieste. Parleremo di un progetto strettamente radicato al contesto locale, ma con dei vantaggi poi, con delle ricadute a livello più ampio, su una scala più ampia. Il progetto si chiama Corma, entreremo nei dettagli con i relatori a seguire. Il progetto è contestualizzato in un quadro finanziario di sviluppo della regione Friuli Venezia Giulia, per cui do la parola immediatamente al funzionario della regione, dottoressa Grimani, per un intervento di inquadramento del progetto. Grazie. Buonasera a tutti, io ruberò pochi minuti in realtà alla presentazione del progetto che penso sia l'oggetto principale di questo pomeriggio, solo per dire innanzitutto che sono molto molto contenta di poter presenziare in presenza per l'appunto a questo evento finale dopo tanti mesi, anzi numerosissimi mesi di assenza. Per me è una cosa molto importante, insomma, un ritorno alla normalità e come sempre dico a tutte le presentazioni, è per noi e per me in particolare che faccio parte dell'ufficio che nello specifico proprio concede i finanziamenti, quindi vede questi progetti dalla nascita, dalla presentazione e li segue poi nello sviluppo, per me è molto importante ascoltare con molto interesse quello che poi alla fine questi progetti sono riusciti a produrre. E devo dire che finora sono stati sempre dei progetti sia nell'ambito delle tecnologie marittime dove oggi siamo, sia nell'ambito dello smart health. Sempre progetti che ci hanno dato grossissima soddisfazione perché hanno portato effettivamente dei risultati importanti per il territorio. Ora questo progetto è stato finanziato, come forse sapete, con fondi comunitari della programmazione PORFESR ormai conclusa perché 14-21 siamo ormai 14-20, scusate, siamo ormai arrivati al termine. È stata una programmazione proficua. Sono stati presentati complessivamente, sono stati fatti due bandi, sono stati presentati nell'ambito delle tecnologie marittime tra il 2016 e il 2017. Ben 35 progetti tra standard e strategici, e ne sono stati presentati molto di più, ma finanziati con le risorse che avevamo a disposizione ben 35. E adesso, appunto, come dicevo, questa programmazione si è conclusa, se ne sta aprendo un'altra su cui avrei avuto piacere di potervi dire un po' di più, ma in realtà diciamo che proprio a livello di programmazione europea siamo ancora un po' indietro causa Covid. Quindi quello che vi posso dire è pochino, però quello che è certo è che sicuramente i finanziamenti continueranno però in maniera diversa. Stiamo pensando ad un altro modo, ad altri strumenti per finanziare appunto questi progetti di ricerca e sviluppo. Ancora però appunto questi strumenti non sono stati definiti puntualmente, quindi su questo posso dirvi poco. Sicuramente quello che posso dire a nome mio, anche a nome del mio assessorato, è che siamo veramente molto molto soddisfatti, molto contenti e vediamo che c'è stata sinceramente un'ottima ricaduta sul territorio ed è anche stata un'ottima occasione per far parlare imprese e mondo della ricerca, che molto spesso appunto non si parlano e forse adesso hanno cominciato appunto a colloquiare anche a comprendersi. Non rubo altro spazio e lascio appunto la parola a chi questo progetto deve descrivere. Grazie. Grazie, buongiorno ancora. Devo fare una comunicazione ai relatori. Contrariamente a quanto ci avevano detto, durante l'intervento non possiamo abbassare la mascherina, per cui dobbiamo parlare con la mascherina. Il Covid ancora ci sta limitando. Va bene. Allora, alzerò un pochettino più la voce. Vi ho accennato all'inizio che il mare non è per niente un mondo silenzioso.
Essendo un mondo non silenzioso, come in tutti i contesti non silenziosi, alcuni suoni si definiscono suoni e altri suoni si definiscono rumori. Si definiscono rumori quando creano un disturbo, altrimenti se portano un messaggio sono suoni. Sul confine tra qual è un suono e qual è un rumore potremmo filosofeggiare per giorni. Adesso darei la parola alla dottoressa Piccolin. I rumori li producono solitamente... Allora, buongiorno a tutti. Intanto riprendo esattamente questo concetto. Il mare non è un mondo silenzioso, il detto muto come un pesce in realtà è un detto sbagliato. Il mare, è, in generale tutti gli ambienti acquatici, è un luogo in cui la luce si estingue rapidamente, il suono viaggia 5 volte più velocemente dell'aria e la comunicazione acustica è quella predominante, quella più efficiente, quella che trasporta il maggior numero di informazioni agli organismi che in questo ambiente vivono. E si parla infatti di paesaggio sonoro, in analogia al paesaggio visivo, e questo è importante perché il paesaggio sonoro è ricco di informazioni. Ci sono tutti i segnali che vengono prodotti, o i rumori, o i suoni, è difficile usare la parola giusta, che vengono prodotti dagli agenti fisici, la pioggia, il vento, le onde, i ghiacciai che si rompono, si parla di geofonia. E poi ci sono i suoni prodotti dagli organismi marini, che possono essere intenzionali o anche non intenzionali, dei suoni prodotti durante l'alimentazione, per esempio nei ricci di mare, dei suoni prodotti invece con funzioni, diciamo, predatorie, di gamberetti schioccatori, e dei suoni prodotti per comunicare, per dare dei segnali. Conoscerete sicuramente tutti i cetacei, le balene, i canti delle balene, anche tantissimi altri organismi utilizzano i suoni per comunicare, pesci in primis, non tutte le specie ma molte. E questa si chiama biofonia, quindi abbiamo questi elementi, geofonia, biofonia, e dall'antropocene, in questa era nostra, c'è un nuovo elemento. Il nuovo elemento è l'uomo, che con tutte le sue attività, spostandosi, creando porti, facendo prospezioni sismiche, qualunque attività che l'uomo svolge in mare, di fatto produce un input di energia acustica. E siccome è un input molto spesso non voluto, si parla di rumore. Il rumore è stato definito ad oggi un inquinante a tutti gli effetti. E sono, diciamo che la comunità scientifica l'ha riconosciuto da più di 500 studi, svolti dal 2000 ad oggi, e l'85% di questi studi hanno dimostrato che il rumore antropico generato dall'uomo, il rumore è, produce degli effetti negativi sulla comunità biologica che vive in mare. Effetti negativi che vanno da effetti fisiologici, si hanno incrementi degli ormoni dello stress in moltissimi organismi, e andiamo dai pesci ai crostacei, molte specie commerciali, l'orata, il branzino, l'aragosta, l'astice. E abbiamo effetti di tipo comportamentale, modificazione di rotte migratorie nel tonno, modificazione del comportamento antipredatorio, non si sente il predatore che arriva e quindi ho più probabilità di essere cacciato, modificazione del comportamento riproduttivo, perché molte specie utilizzano i suoni per aggregarsi e per arrivare alla riproduzione. E in casi più estremi abbiamo anche veri e propri problemi di tipo uditivo, che sono da un lato il masking, un po' quello che succede a voi quando magari siete in un bar rumoroso e non riuscite a parlare con qualcuno. Cioè c'è talmente rumore che non decodificate, percepite il segnale ma non lo decodificate. Oppure degli effetti ancora più gravi, come la perdita dell'udito per la distruzione a causa dell'energia acustica delle cellule interne, delle cellule dell'orecchio interno. Chiaramente degli organismi privi della capacità uditiva non sono in grado di leggere l'ambiente che lo circonda. Quindi questo è un fenomeno trasversale che va al di là delle specie che utilizzano i suoni per comunicare. Grazie. Marta è una mia ex collega, per cui la dottoressa Picciolini è stata talmente rapida quando gli ho dato la parola che mi ha bloccato. Lavori al CNR ISMAR di Venezia. Sì.
Sì. È una cosa importante da dire. Allora, abbiamo visto, c'è del rumore, questo rumore ha un impatto sulla comunità vivente, le comunità viventi in mare sono protette dalle aree marine protette, le aree marine protette in teoria dovrebbero compartimentare il miglior mare possibile, per usare un'espressione semplice, ma immagino che il rumore entra in area marina protetta a Miramare. Saul Ciriaco, ricercatore della riserva marina di Miramare, ci dirà perché è importante monitorare il rumore ambientale marino in riserva. Buon pomeriggio a tutti, grazie Marco. Mi sento a casa in mezzo a persone che parlano finalmente di rumore in mare, perché come subacqueo innanzitutto e quindi come operatore in mare, una delle sensazioni che abbiamo solitamente quando andiamo in acqua è quella di essere, tra virgolette, da soli ma non in silenzio, come diceva Marta, ed è una sensazione che noi capiamo ma non facilmente riusciamo a spiegare al pubblico, motivo per il quale per esempio dentro il nostro centro visita abbiamo inserito due docce sonore, no? Che sono delle vere e proprie cupole nelle quali è possibile cliccare sugli oggetti, sugli organismi che sono rappresentati e ricevere indietro una bella pioggia di suono o di rumore, dipende, dell'oggetto che si è scelto, proprio per dare la sensazione fisica di quello che si prova andando in acqua. Perché l'idea da esterni, da frequentatori del mare, quindi da fruitori di questo bene comune, se vogliamo, è che comunque qualsiasi cosa noi si faccia, alla fin fine incide se magari inquiniamo dal punto di vista chimico, incide se per qualche motivo incocciamo su un mammifero marino, se facciamo un'attività di pesca, ma in qualche maniera come se tutte le attività legate al suono, dal buttare giù un'ancora, banalmente anche nuotare, perché anche lo sciabordio che si provoca quando si nuota, alla fine sommato tutto assieme produce un rumore più grande, perché dobbiamo sempre immaginare che comunque quello che arriva è la somma o la sommatoria di tutto quello che interviene. Un elemento, diciamo, non banale che poneva in evidenza Marco è il confinamento di questo impatto. Mentre alcuni impatti sono facilmente confinabili perché li vediamo, altri impatti si muovono molto velocemente e non sono confinabili, in mare tantomeno, diciamo. In più a questo si aggiunge un effetto stagionalità, se vogliamo, che non riusciamo a controllare. È bello destagionalizzare il turismo, però il problema, per esempio, è che in mare andiamo al mare a fare il bagno. Io ci vado tutto l'anno, chiaramente per fortuna. Ma chi normalmente frequenta il mare, e parlo anche per esempio di chi frequenta con la barca normalmente le marine, tendenzialmente amplifica la frequenza in mare durante il periodo primaverile, estivo, diciamo autunnale, in periodo barcolana. Sembra di no, ma se Marta o uno qualsiasi dei colleghi ci mostrasse delle mappe acustiche del rumore in mare durante le diverse stagioni, ed è un lavoro che il nostro moderatore fece a suo tempo insieme a Marta e insieme ad altri, evidenzieremo molto bene come questi impatti sono non solo evidenti, ma hanno delle fluttuazioni che sono determinate evidentemente dalla presenza dell'uomo, quindi al di là della ragione non antropica, l'elemento principale di disturbo, chiamiamolo così, è l'uomo. Non perché noi non si debba frequentare il mare, attenzione, noi siamo pro frequentazione del mare, il problema è come frequentiamo il mare e in che modo riusciamo a fruirne. Motivo per il quale, per esempio, all'interno di Miramare anche le visite stesse sono monitorate. Non monitoriamo con idrofoni costantemente le nostre visite, ma vengono contingentate sulla base degli indicatori biologici che ci consentono di dire se alcuni pesci sono disturbati o meno, ad esempio, dalla presenza di subacquei. Tra questi la corvina, che è un indicatore tipico. La corvina è un pesce sonifero, non sonnifero, ma sonifero, quindi un pesce che produce suoni, e produce un suono talmente sensibile, talmente evidente, che i pescatori subacquei lo riconoscono ad orecchio nudo e addirittura utilizzano meccanismi di emulazione per stimolare la presenza ovviamente della corvina e quindi il fatto di poterla pescare. Ecco, il subacqueo con il suo bubbling, con la sua formazione di bolle, produce un rumore che spaventa solitamente le corvine. Noi monitoriamo le nostre visite conteggiando il numero di corvine che si vedono un'ora prima un'immersione, un'ora dopo dell'immersione, non in tutte le immersioni, ma in un numero di immersioni tale, diciamo, da giustificare il campionamento, proprio per verificare che anche il nostro impatto stesso di gestori non sia eccessivo rispetto alla fruizione. A Miramare, che se volete è un
esperimento interessante per la sua posizione, aggiungiamo un fattore non banale: la vicinanza è, diciamo, ad una città di grandi dimensioni come Trieste, e la vicinanza anche di altre strutture o altre cittadine come Monfalcone, la presenza di un canale di navigazione piuttosto importante tra le due città e anche la presenza di moltissime marine, quindi di impatti determinati durante il periodo estivo da una frequentazione eccessiva. Per strano che possa sembrare, se ficcate le orecchie sott'acqua durante il periodo estivo e state, diciamo, su una delle boe di Miramare, riuscite a sentire addirittura sotto il rumore delle persone che sono a terra e fanno il bagno, fanno, diciamo, casino a Molosticco o dall'altro lato a Grignano, segno di come quella velocità, quella capacità del suono di propagarsi, in realtà, perlomeno nei primi metri, è particolarmente evidente. Quindi monitorare questi rumori, monitorare gli effetti che possono avere, ha in un'area marina un interesse gigantesco, chiaramente, posto che vada in qualche maniera poi capito come gestire e come sfruttare l'informazione che il monitoraggio del rumore può dare a noi in termini biologici per efficientare la gestione di un'area marina protetta. Grazie, abbiamo visto quindi gli impatti, i suoni, la necessità di monitorarla, la necessità di comprendere e anche la particolarità geografica. Ci troviamo in un posto particolare, ci abbiamo, no, come nel sussidiario delle elementari si dice, c'erano quegli strani disegni dove c'era tutto, no? Ve li ricordate? Cioè, c'era un disegno di un mare ipotetico dove c'era tutto. Ecco, a me piace sempre Trieste perché c'è tutto. Siamo in questo piccolo posticino, c'è tutto, l'area marina protetta, le navi, la barcolana, i barcolani che fanno il bagno, no? Ci siamo tutti. Entriamo nel dettaglio di come voi... Cosa avete fatto con questo progetto di cui si parlava poc'anzi, della tecnologia e delle potenzialità di questo progetto? Io darei inizialmente la parola all'ingegner, eccomi qua, Antonio Danali di Transpobank, che ci introdurrà il progetto. Se, come ci siamo accordati, Paolo Di Viacco poi dell' OGS e infine Walter Cergol ci parlerà anche della modellizzazione, per cui lascio a voi tre la presentazione corale del progetto. Grazie Costantini. Antonio Nadali, ricerca e sviluppo di Transpobank, un'azienda che primariamente si occupa di telematica del trasporto, ma che ha in area Science Park un suo laboratorio con un focus ben preciso sulle nuove tecnologie degli Intelligent Transport Systems. E all'interno di queste piattaforme c'è una funzione caratteristica che è quella della telemetria, che ci vede come ingaggiati all'interno del progetto CORMA. La piattaforma di tracking satellitare che Transpobank gestisce svariate decine di migliaia di unità di mezzi pesanti su terra, ma anche più di 1000 imbarcazioni. Dicevo un attimo fa del trasporto pesante, che ben si coniuga nella città che ci ospita con il trasporto navale. Un settore un po' più complesso e un po' più difficile. Scusate, chiedo una cosa ai tecnici. Scusate, manca una slide. Ok, andiamo a braccio. Dicevo che il trasporto terrestre ben si coniuga con la città che ci ospita perché è attiguo e contiguo al trasporto navale, che è un settore un po' più da addetti ai lavori, in quanto è difficile da comprendere nella sua interezza e nella sua globalità. Settore che è venuto alla ribalta la scorsa primavera, parlo del trasporto navale, con un incidente, l'incidente di una nave gigantesca, aggettivo che riprenderemo tra poco, che si è messa di traverso al canale di Suez e ha creato un effetto che probabilmente 20 o 30 anni fa sarebbe stato nettamente minore. Perché? Perché questa coda di 400 navi e questo stop di una settimana hanno creato un disastro economico valutato tra gli 8 e i 10 miliardi di euro
e ha mostrato come l'economia che sottende a questo tipo di trasporto sia fragile, abbia bisogno del trasporto navale. C'è da dire quindi che il tipo di trasporto sul mare è tutto sommato amico complessivamente dell'ambiente, perché impatta grosso modo sul 3% delle emissioni di CO2 a livello globale. E un dato un po' più chiaro per traghettare questo tipo di informazione è quanta CO2 serve per trasportare una tonnellata per un chilometro, che nel caso del trasporto navale è di soli 3 grammi contro i 45 di un mezzo pesante o i 500 di un aereo. Detto questo, più un vettore, più una nave è grande, più è efficiente da questo punto di vista. Però, semplificando un po', una nave grande porta con sé motori grandi ed eliche grandi, che si può, come dire, a questo punto dividere l'impatto che le grandi navi hanno sul mare in una parte, definiamola grossolanamente visibile, CO2, polveri, cattivo odore, perché prese singolarmente queste grandi imbarcazioni non sono proprio completamente ininfluenti sotto il profilo ambientale. È una parte di impatto completamente invisibile, parzialmente inudibile, che è poi l'oggetto del nostro lavoro degli ultimi 3 anni, che è proprio quello del disturbo sul clima acustico sottomarino, generato proprio da queste grandi eliche che con le loro frequenze trasportano nell'acqua il proprio rumore a chilometri di distanza. Lascerei quindi la parola al dottor Riviacco, che comincia a contestualizzare quello che è stato un po' il nostro lavoro e l'alveo in cui abbiamo sviluppato il progetto CORMA, che è un progetto particolarmente innovativo. Prego. Grazie, mi scuso per il piccolo primo qua, per il PowerPoint. Allora, il discorso è perché CORMA, dove nasce CORMA e quali sono stati i criteri che ci hanno guidato nello sviluppo di questo progetto. Ci sono già evidentemente dei sistemi di monitoraggio del rumore marino, ma noi pensiamo che con CORMA siamo riusciti ad ottenere un miglioramento secondo certi criteri. Ad esempio, un criterio fondamentale è stato l'inserimento in quello che è, diciamo così, sono i sistemi di monitoraggio del rumore, dell'idea di tempo reale, cioè le misurazioni vengono fatte, vengono trasmesse in tempo reale, è possibile anche accedere ai dati in tempo reale. Generalmente quello che si fa è avere un sistema di acquisizione che viene posizionato sul fondo mare, viene lasciato per un tot di tempo, viene recuperato, si legge quello che è stato registrato. Il problema logicamente è che in questo modo qua non c'è il tempo reale, esistono dei sistemi anche qua a tempo reale, che di solito sono basati su dei cavi sottomarini, che però necessitano di investimenti piuttosto consistenti. Nel nostro caso invece uno dei criteri è il fatto di restare diciamo nell'ambito di un'economicità ragionevole. L'altro aspetto molto interessante è stata l'integrazione tra modelli e misurazione. Lo dico velocemente perché poi entreremo più in dettaglio in cosa significa esattamente i due termini, modellazione e misurazione. Per modelli intendiamo essenzialmente un sistema che ci permette di prevedere quale potrebbe essere il rumore in una certa posizione, e la misurazione semplicemente andando lì con uno strumento che ci permette di misurare se quanto previsto dal modello effettivamente corrisponde. È un po' come una specie di previsione meteo, e poi abbiamo bisogno di una stazione meteo per verificare se la pressione, la precipitazione eccetera effettivamente corrisponde. Questo ci permette, tra parentesi, di affinare il modello predittivo e quindi di avere una stima, ad esempio, di quello che potrebbe essere l'impatto ambientale che avrebbe un aumento del traffico marittimo. Un altro criterio che ci ha guidato è quello dell'accesso, quindi nella visione open science, della possibilità di accedere sempre in tempo reale a tutti i dati che sono stati vivi acquisiti, ma non solo ai dati, ai modelli, alle mappe di rumorosità, diciamo in tempo anche qua, praticamente reale, c'è un minimo di ritardo dovuto all'elaborazione. E l'altro criterio molto importante è il discorso del low cost. Appunto, il concetto del low cost ci consente, da un punto di vista, di installare non un unico sensore, ma di installare più sensori, più punti di ascolto nel bacino di competenza e migliorare in questo modo la precisione del modello matematico di previsione. Allo stesso tempo è possibile estendere
la zona di interesse, la zona che ci interessa. E logicamente in questo strumento, diciamo così, low cost, è possibile installare sia logicamente in paesi in via di sviluppo, ma anche in qualsiasi zona dove non ci sia a disposizione dei grandi budget. Allora, il sistema è fatto essenzialmente da tre moduli che hanno una loro identità, la parte di monitoring, la parte di integrazione e di outreach. Sono integrati fra di loro, nel senso che l'output di un modulo finisce nell'altro, quindi non sono isolati. Vedete con i colori diversi le competenze di vari partner che hanno preso parte a questo progetto. Quindi la parte di monitoring ha a che fare con il sensing, quindi con la misurazione, trasmissione, ricezione, immagazzinamento in un database e poi elaborazione, e alla fine in un primo rendering in un sito web, il sito CORMA.OGS Trieste IT, dove si possono andare a vedere i primi dati che vengono elaborati a partire dalle registrazioni che vengono fatte. In parallelo si procede con il modeling attraverso la identificazione di natanti, di imbarcazioni attraverso un sistema AIS e logicamente poi l'ingegner Cergol vi spiegherà bene in dettaglio come la modellazione viene fatta. I due momenti vengono integrati in un modulo finale di integrazione e soprattutto i modelli vengono sistemati all'interno di un portale che li rende facilmente fruibili a chiunque, sia a della comunità scientifica, sia anche a persone che magari non hanno competenze specifiche. Quindi come si fa a fare il monitoraggio? Beh, il monitoraggio è abbastanza semplice da un certo punto di vista, perché noi siamo abituati a ragionare al microfono, questo microfono registra audio. Nel caso marino si utilizza uno strumento analogo, che è l'idrofono, che riesce ad ascoltare quindi i suoni prodotti da varie sorgenti, da specie marine, da imbarcazioni, da eventi naturali. Questi vengono sommati, vengono registrati, ma è possibile in qualche modo separarli. Allora, in questo grafico, purtroppo non ho un portatore laser e mi sarebbe piaciuto, adesso mi sembra il caso di alzarmi da lì a mostrarvi, ma è abbastanza chiaro. Vedete in ascisse le frequenze, cioè la possibilità di separare il suono in base al tipo di suono, se è un suono grave piuttosto che un suono alto. Invece nelle ordinate, quindi in verticale, vedete un suono debole piuttosto che un suono forte. Allora, vedete quelle zone verdi corrispondono a delle zone nelle quali le specie marine producono o utilizzano comunque i suoni. Purtroppo le zone marroni sono quelle generate dall'uomo, e come vedete quindi in certi casi il suono prodotto, il rumore quindi prodotto dall'uomo maschera, è più forte e quindi maschera quello utilizzabile dalle specie animali, e questo essenzialmente è il problema che dobbiamo cercare di capire. Allora, come abbiamo sistemato nella pratica la cosa? Quindi abbiamo il nostro sistema di acquisizione, che è costituito appunto da idrofono, un cavo abbastanza lungo che arriva in modo da non dover essere influenzato i suoni, diciamo l'idrofono, non sentire più di tanto i suoni della boa, e il cavo arriva sulla boa. C'è un sistema di acquisizione che è stato sviluppato interamente all'interno del progetto, trasmette i dati direttamente alla sede centrale dove vengono prima immagazzinati e poi elaborati. Adesso passo la parola all'ingegner Nadali per la fase di trasmissione. Grazie Paolo. Allora, siamo sempre all'inizio della parabola, siamo in mare. Per scegliere il tipo di trasmissione da utilizzare per questo progetto, in realtà abbiamo fatto un ragionamento diverso. Siamo partiti dal presupposto di dove avremmo installato questo sistema. Questo sistema non è fatto per lavorare in mezzo all'oceano o per lavorare al mare, ma in mezzo al mare, bensì nelle zone, diciamo inshore, si dice tecnicamente, nelle zone limitrofe alla costa, che sono quelle, come dicevano prima i colleghi, più fortemente antropizzate. Vuoi perché le grandi navi arrivano per attraccare in porto, vuoi perché c'è l'attività diportistica, c'è un'attività stagionale e quella umana è più frequente. Partendo da questo presupposto e valutando, tenendo ben presente il concetto di low cost, siamo approdati al tipo di tecnologia di trasmissione basata sui sistemi GSM, declinata in 3.4 e già pronta per il 5G.
Le motivazioni sono abbastanza ovvie se si parte dal fulcro iniziale, che è quello di mantenere i costi ad un livello molto basso. Economia di esercizio, velocità, affidabilità e robustezza. Tutti valori che vanno soppesati per un sistema che deve essere installato in mare, quindi in ambiente particolarmente difficile, soggetto a variazioni di temperature molto, molto ampie, aggredito da comunque un ambiente salino. Quindi il sistema ha utilizzato un modem di trasmissione di tipo industriale, basato sulla tecnologia GSM. Piccolo momento nerd, il sistema lavora H24 365, lavora sempre e registra ogni 10 minuti un file di rumore, crea un file ogni 10 minuti che ha un peso informatico di 50 megabyte. Che detta così sembra nemmeno tanto, ma facendo una banalissima proporzione ci si ritrova con 300 MB da trasmettere ogni ora, 7 GB ogni giorno e 200 GB al mese. Da moltiplicare per il numero di stazione, quindi vedete subito che ci si trova davanti a una sorta di big data dell'informazione di un posto che fino a qualche anno fa era quasi impensabile potervi accedere con così tanta facilità. Quindi dicevo poc'anzi che siamo all'inizio della parabola, abbiamo un'operazione di monitoraggio che viene fatta a quattro mani tra OGS e Transpobank, e a questo punto il sistema va a scaricare a terra queste informazioni. Fermiamoci un attimo al kit, al modulo del sensore, che è in maniera abbastanza semplicistica suddiviso in tre grandi insiemi. C'è l'idrofono, che ovviamente sta sott'acqua, c'è un cervello, che è un PC a scheda singola, e poi c'è il modem router che fa da effettiva trasmissione. Piccolo inciso, questo sistema è già progettato per essere completamente autonomo sotto il profilo dell'alimentazione. In questo momento siamo sostanzialmente in affitto su una boa che a sua volta acquisisce la corrente elettrica attraverso un pannello solare, ma l'unità è già progettata per essere completamente autonoma e di piccole dimensioni, quindi facilmente installabile in qualsiasi contesto. Il modulo di trasmissione, dicevo prima, di tipo industriale, ha una serie di caratteristiche che sono fondamentali per il successo e per l'implementazione di questo progetto e soprattutto per la sua scalabilità. Ha delle caratteristiche di tipo Wi-Fi, è di tipo dual SIM, quindi consente di poter bilanciare il carico di trasmissione su una SIM piuttosto che un'altra, oppure come accade nel nostro mare, gestire nel modo migliore una situazione di roaming, e soprattutto al GPS, perché in una visione di questo progetto si può immaginare una rete statica di sensori e una rete dinamica di un sensore che può essere utilizzato in un determinato contesto oppure in una determinata zona di mare per uno svariato motivo, oppure più sensori che si muovono all'interno di questa rete per poter aumentare la precisione dell'acquisizione di un determinato punto in mare. Dicevo, prego. Un po' troppe informazioni tecniche, d'accordo, magari troppo assolutamente. Se mi piacerebbe non arrivare alla fine a chiedervi delle domande, no? Se avete già delle domande, fatemi un gesto, interrompeteci. Proviamo ad avere un tavolo non formale in cui noi vi riversiamo una marea di informazioni e poi dopo, quando io chiederò se c'è spazio alle domande, c'è sempre quell'attimo di gelo. Per cui, se volete interromperci, cioè, fateci un gesto e fateci una domanda. Va bene? Scusa se sto interrotto, ma così. No, beh, ma sai, l'evidenza di concetti come GPS, dual SIM e Bluetooth stanno su tutti i nostri smartphone. Io confido che la platea mastichi abbondantemente questi concetti. Dicevo, il fatto che il router abbia un sistema wireless è estremamente favorisce oltremodo la sua implementabilità, ovvero si possono inserire altri sensori, temperatura, salinità, senza dover aprire il dispositivo che contiene tutta l'intelligenza. Quindi l'unità crea una bolla di segnale wireless a cui possono accedere altri sensori, creando un ulteriore accentramento di ulteriori informazioni di tipo marino.
Ultima cosa, sul cervello del dispositivo sono stati addirittura sviluppati tre tipi di software che permettono la registrazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati registrati in fondo al mare. Lascio di nuovo la parola al collega Paolo per i dettagli, che è la prima linea dei dettagli che registriamo. Grazie. Quindi dopo aver trasmesso i dati, adesso li riceviamo all'OGS, vediamo un attimo cosa produciamo. Facciamo una serie di prodotti. Il primo prodotto che vediamo è quello sulla sinistra, che è un sito web sul quale mappiamo l'intensità del suono che abbiamo registrato con un colore, mentre vediamo in verticale il tempo al quale è stato registrato. Quindi in basso vedete, non so, per dire la mattina, poi la mattinata arriva all'ora di pranzo, il pomeriggio, la sera, la notte, quindi man mano sta cosa scorre. Invece in orizzontale, quindi in ascissa, vedete le frequenze di nuovo. Quindi vedete che già identifichiamo in qualche modo degli eventi che sono un po' diversi, ok? Adesso li analizzeremo. Quindi questo è il primo prodotto che vediamo sul sito web. Entrando, detto, nel sito web, cominciamo a vedere degli altri tipi di prodotti, come ad esempio è possibile direttamente ascoltare la registrazione, fare una visualizzazione dei livelli di rumore in funzione del tempo, quindi come si sono evoluti nel tempo i rumori, se si è alzato, abbassato, eccetera, lo spettro, lo spettrogramma, i terzi d'ottava. Allora, partiamo da questo schema. Abbiamo identificato che ci sono due tipi diversi di eventi. Allora, questo qui in basso a sinistra è un evento che, diciamo così, è stato spalmato nel tempo, ci ha messo un po' di tempo per venire e andare via. Quindi il rosso corrisponde, diciamo così, nella metafora semaforica, a una cosa da attenzionare, invece il verde è una cosa abbastanza tranquilla, quindi corrisponde più o meno al silenzio. E in alto a destra vediamo invece un altro evento che sembra come soltanto diciamo così, limitato in un'unica riga, quindi ci ha messo poco tempo per accadere. E andiamo a vedere gli spettri e l'evoluzione nel tempo e vediamo effettivamente che nel caso in basso a sinistra è lo spettro, quindi ci sono più frequenze basse. Nel caso invece in alto a destra vediamo invece frequenze elevate e invece il tempo è abbastanza limitato. Infatti questi sono due casi diversi. Il primo caso corrisponde in qualche modo a una imbarcazione di grosse dimensioni, perché è un motore, un generatore che va a bassi giri, le eliche sono di grosse dimensioni e quindi generalmente abbiamo, diciamo così, delle frequenze basse, mentre nel caso dei motoscafi, i motoscafi hanno un'elica che gira molto velocemente, il motore che ha alte frequenze, in più anche ci mette poco a passare. Quindi questo è un caso in cui possiamo già separare il caso, diciamo, delle imbarcazioni di grosse dimensioni dal caso delle imbarcazioni rapide, veloci, un motoscafo, qualcosa del genere. Questo che vediamo è una giornata molto rumorosa, diciamo così. Una giornata rumorosa è il giorno di Ferragosto, tra parentesi. Come vedete c'è, sempre nella metafora semaforica, c'è rosso dappertutto, sia nelle basse frequenze, sia nelle alte frequenze, ci sono tantissimi eventi. Quindi una giornata un po' da dimenticare dal punto di vista del rumore in mare, poveri pesci quel giorno. Volevo farvi notare questo grafico. Allora, in basso a sinistra vedete la situazione il 7 agosto, parlo di quest'anno, parlo di 7 agosto di quest'anno, e a destra il 7 settembre. È abbastanza evidente la differenza. Quindi dove vedete più rosso c'è da preoccuparsi, dove vedete più verde la situazione è migliore. Nel grafico in alto, allora in ascissa vedete le date, quindi sempre nello stesso intervallo di tempo, dal 7 agosto al 7 settembre, quindi orizzontalmente vedete come man mano il tempo che scorre. E invece nelle ordinate vedete l'intensità del rumore. Allora, se guardate, ci sono dei box. Abbiamo in corrispondenza dei vari weekend dei picchi notevoli, cioè si alza l'intensità del rumore, e a Ferragosto il rumore è massimo. Okay? E c'è una tendenza abbastanza vistosa a calare mediamente i valori e il monitoraggio, come abbiamo detto, è una
riesce a coprire tutti i tipi di suoni possibili, però è puntuale, lo vede solo in un punto. Invece noi quello che interessa sapere è in tutto il bacino di competenza come sta andando. Quindi questo è il mestiere, diciamo, della modellazione. Però le due cose devono andare assieme, devono essere integrate, perché altrimenti non si riesce a coprire bene tutti gli aspetti del problema. E io con questo darei la parola all'ingegner Cervo. Da dove nasce l'idea della modellazione matematica? Noi come società ci occupiamo delle previsioni di rumore e vibrazioni a bordo delle navi passeggeri e dei mega e giga yacht. Un mestiere che facciamo da 25 anni. E l'idea da dove è nata di usare la matematica? Su una nave hai 1000 cabine. Non puoi misurare tutte e 1000 cabine per avere la propagazione di rumore a bordo, ma hai alcuni punti dove tu vai coi microfoni e misuri i livelli di rumore, ma per sapere a bordo di tutta la nave qual è il livello di rumore, devi fare un modello matematico. Il modello matematico in che cosa consiste? Che fai il modello delle strutture, fai il modello delle cabine all'interno, delle proprietà che hanno queste cabine e con le eccitanti e le sorgenti che sono a bordo, che tra l'altro sono le stesse che poi vanno a irradiare il rumore anche in acqua, che sono i diesel generatori, i motori principali, motori elettrici, le eliche di propulsione. Quindi queste sorgenti noi in questi anni riusciamo a governarle molto bene a bordo della nave e riusciamo anche a valutare l'impatto che hanno sul corpo umano. Abbiamo deciso di cercare di sviluppare un modello matematico che però fa la previsione di rumore sott'acqua. Quindi oggi ci sono diverse metodologie che lo possono fare, ma noi abbiamo deciso di usare una un po' più semplice, che è il metodo di ray tracing, che praticamente ti aiuta a fare il prediction dei livelli di rumore per bande di frequenza utilizzando i raggi, invece di fare il calcolo di previsione come si dovrebbe propagare in realtà il suono con le onde sferiche, fai una semplificazione utilizzando i raggi. Devi sapere molto bene quali sono le caratteristiche del fluido nel quale stai facendo la previsione, che è la salinità, la temperatura, perché dipende poi la densità, dipende la velocità del suono anche nel mare. Quindi dando queste caratteristiche devi conoscere molto bene anche le caratteristiche del fondale, fai delle previsioni banda per banda dei livelli di rumore sott'acqua. Che è questa tipologia di calcolo che potete vedere qui. Ma a noi non è bastato questo, perché sulle navi negli ultimi 20 anni si è sviluppato un metodo che si chiama il metodo agli elementi finiti. Vai a discretizzare tutta la nave con degli elementi che non sono continui, ma si chiamano finiti. Lo stesso abbiamo fatto per tutto il Golfo di Trieste. Perché per tutto il Golfo di Trieste? Perché noi abbiamo i rilievi del rumore sulla boa. Ma è un punto. Come fai a sapere con tutte le navi che si trovano in questo momento nel Golfo quante in ogni singolo punto del Golfo? Non puoi mettere migliaia di idrofoni. Quindi devi sfruttare la matematica che viene assistita dalla boa, perché la boa dice alla matematica ogni 5 minuti guarda che lì in questo momento hai questo livello di rumore, perché misura, perché attraverso la Transport Bank viene trasmesso il dato direttamente a noi e noi osserviamo ogni 5 minuti, rifacciamo il calcolo e monitoriamo se quello che stiamo calcolando è in linea con quello che sta dando la boa. Abbiamo fatto quindi anche il modello agli elementi finiti, ma tutti e due i modelli richiedono tempo per fare l'analisi. Questo non è compatibile con il fatto che noi ogni 5 minuti facciamo un calcolo con le navi che sono in quel momento nel Golfo e lo inviamo alla Transport Bank, la quale poi lo è a OGS, la quale poi lo fa vedere sulla nostra console. Quindi abbiamo fatto un passo in più, sfruttando i risultati di tutte e due le metodologie,
abbiamo fatto un fitting statistico, quindi abbiamo sviluppato delle terze equazioni che ci permettono in tempi molto brevi di fare la previsione di rumore nel Golfo con il traffico che in quel momento c'è nel Golfo. Quindi da queste equazioni, con anche delle polinomiali, non sto adesso qua a entrare troppo in dettaglio perché sono delle equazioni molto, molto particolari, siamo riusciti, considerando anche il coefficiente dell'assorbimento sia del fondale che anche in funzione delle temperature variare la velocità del suono, siamo riusciti a, individuando le navi, a dare dei livelli di rumore. Come facciamo a sapere quali navi si trovano in questo momento nel Golfo? Attraverso Marine Traffic leggiamo ogni 5 minuti tutte le navi che si trovano nel Golfo. Abbiamo l'extended, la possibilità estesa di leggere i dati e anche quella semplificata. La possibilità estesa ci dà le velocità, la caratteristica delle navi, della nave e tutti i dati principali che a noi ci permettono di associare il livello della sorgente sonora che quella nave in quel momento dà. Attraverso il modello matematico facciamo girare il calcolo, che è molto più veloce perché abbiamo, come ho detto prima, abbiamo sviluppato delle equazioni dedicate, e così abbiamo la mappa ogni 5 minuti del rumore che c'è nel Golfo, di tutto il Golfo. Questi dati vengono attraverso FTP, vengono caricati sul server, e la console e sulla pagina web voi potete trovare ogni 5 minuti il livello di rumore in tutto il Golfo. Ecco, con questo io avrei... Ad un punto in cui dovevamo dare un volto a tutta questa massa di dati che stavamo acquisendo. E abbiamo deciso, dopo una serie di analisi anche abbastanza approfondite, di colorare il rumore, creando una sorta di mosaico, no, che è quello che vedete nell'immagine, che è il Golfo di Trieste allargato. Tra l'altro questo progetto riesce a tenere sotto controllo 800 e spiccioli chilometri quadrati. Quindi abbiamo creato questa sorta di trama e ordito che si colora in maniera più scura a seconda dell'intensità di rumore che sottende a quel punto. Ma l'elemento era incompleto. Allora abbiamo inserito quei bollini che voi vedete in blu, e quelli più grandi sono degli aggregati, che sono le grandi navi che insistono in tempo reale in quest'area. Adesso cominciate a vedere da un punto di vista, visivo, quello che è un po' la punta dell'iceberg di questo progetto. Il prodotto informatico finito, che non richiede grosse competenze per avere un'idea di cosa succeda sott'acqua nel nostro mare. Si è voluto quindi creare una sorta di pannello di controllo, di cruscotto, in modo che chiunque possa avere una visione generale di quello che succede. Cosa caratteristica di questo sistema è stato quello di creare innanzitutto una logica di storico, già preannunciata dai colleghi, per poter confrontare periodi oppure giornate di un tempo trascorso. In più, ogni punto che voi avete identificato ha una sua sorta di carta d'identità. Infatti, quello evidenziato mostra che c'è un'imbarcazione, tra l'altro insomma, di una bella stazza, e ha una sua impronta di rumore, che è delineato da 180, che fa a sua volta un'impronta di rumore in mare. Questo viene replicato per tutte le grandi imbarcazioni che insistono in un qualsiasi specchio che noi andiamo a monitorare. E non paghi di questo, abbiamo voluto inserire anche degli strumenti per facilitare l'analisi. Sulla destra vedete una freccia che indica una sorta di profondimetro. Il nostro mare fa poco più di 30 metri, quindi il gioco è abbastanza stretto. Lì è identificato, lì è settato a 20, e che cosa fa il sistema? Toglie tutte le piastrelle al di sopra dei 20 metri e lascia evidenziata solo le piastrelline che sono al di sotto di questi della profondità scelta. In più, come vedete, è stata evidenziata di nuovo l'imbarcazione con la sua carta d'identità, ma anche la singola tessera del mosaico ha delle caratteristiche che sono divise proprio in ogni 5 metri,
a cui corrisponde un tipo, il tipo di rumore a quella relativa profondità. Quindi, come vedete, è stato inserito uno strumento per un'analisi di alto livello, quindi un'analisi che chiunque può fare, e non solo la comunità scientifica, ma anche il policy o il decision maker. Chiedo ai tecnici se riescono a lanciarci il video che dimostra che... Grazie. Questo... No, scusate, c'è un video all'interno delle slide. Dicevo che quanto visto finora è un qualcosa di statico, ma in realtà il sistema prevede che quanto registrato finora si muova come un'animazione all'interno del sito web. No, non importa. Vediamo il passaggio successivo, che è altrettanto interessante. Grazie. In un'ottica... Prego? Sì, stiamo chiudendo. No, non ha importanza, possiamo proseguire. Dicevo che in un'ottica di Open Science, questo portale, questo cruscotto, in realtà nasce ed è progettato per captare... Grazie. Questo portale in realtà è un portale aperto in grado di raccogliere informazioni da altre fonti. Vedete in alto che c'è ad esempio, ci sono le informazioni relative al tipo di fondale marino, utile comunque per il calcolo di rifrazioni sott'acqua. Vedete quelle linee colorate che sono le autostrade del mare, utili anch'esse per soffermarsi in determinate analisi. Però il sistema è aperto per ricevere ad esempio informazioni di tipo meteo, oppure legate più al mare, come l'altezza delle onde, il periodo, le correnti, la salinità, tutti elementi che convergono a raffinare e a rendere sempre più preciso il modello matematico di previsione. Vi lasciamo con il sito del progetto, ho sviluppato anche questo da Transform, che racconta un po' in dettaglio l'idea e definisce in profondità un po' i tre pilastri che abbiamo visto finora e entra un po', come dire, ad ampio spettro in quella che è stata la parabola che abbiamo portato avanti negli ultimi 3 anni sviluppando questo lavoro comune. Grazie. Perfetto, ottimo, grazie a voi, estremamente interessante. È il momento delle domande. Solitamente, come dicevo, quando c'è sempre questo momento di gelo. Se volete rompo io il ghiaccio con una prima domanda e poi vediamo se il pubblico, poi entriamo in un dibattito. Faccio una domanda a tutto il team del progetto Corma. La tecnologia è bellissima, è sempre più bella e poi come... Così c'è una battuta che si fa su noi biologi e che no, gli ingegneri vedono i volti, i fisici vedono i numeri e noi biologi guardiamo sempre i colori. Per cui questa parte di colori è bellissima, no? No, vedere come si sposta il rumore, da dove arriva il rumore, e immediatamente penso a dove saranno le corvine, Saul ci dice dove sono posizionate, dove lui le ha viste in acqua, per cui vedo. La domanda che vi faccio è questa. Che è una domanda mirata al lavoro che faccio io adesso. Io mi occupo di gestione territoriale, di pianificazione, lavoro con i cosiddetti policy makers. No? Secondo voi i risultati del vostro progetto serviranno a far cambiare, ipotizziamo, la produzione di rumore delle navi in un'ottica della direttiva della pianificazione territoriale marina? No? Il grande cambio che ci sarà. Insomma, dalla Magna Carta ad oggi il mare è di tutti, no? Al di fuori delle acque territoriali quello spazio è di tutti e non è compartimentato da nessun confine. Dopo stiamo passando a una situazione in cui il mare invece viene geograficamente ripartito in zone dove ci potranno essere gli impianti eolici, dove ci potranno passare le navi, non sarà più come prima, non è che si può andare in qualunque direzione, no? Nella vostra ottica, le ricadute gestionali del territorio marino ci saranno?
Beh, sicuramente lo strumento che abbiamo sviluppato ci consente, attraverso l'integrazione del modello matematico effettivamente delle misurazioni, di ipotizzare quale potrebbe essere l'impatto proprio numerico sulla zona. Quindi immaginando di voler sommare una serie di attività, un impianto eolico piuttosto che un allargamento del porto, piuttosto che un aumento del traffico marittimo, in qualche modo si potrebbe avere una stima di quello che succede. Poi un'altra cosa, logicamente, secondo me, sono quelle che sono gli strumenti di mitigazione. Ad esempio, una delle cose che si fa in questo senso qua è il fatto di diminuire le velocità delle imbarcazioni quando arrivano in una certa zona. Sicuramente la riserva di Miramare è una cosa talmente importante, e noi in tutte le nostre misurazioni abbiamo visto abbastanza vicino dalla riserva motoscafi che andavano a velocità un po' esagerate, diciamo così, e sono state misurate. Quindi sono tutte cose che poi logicamente noi in questo strumento, abbiamo sviluppato lo strumento che consente di fare alcune scelte. Le scelte logicamente non devono essere fatte da noi, ma in qualche modo la previsione su quello che potrebbe essere l'impatto, questo sì, questo in qualche modo si può già cominciare a stimare. Ecco. Prima non credo, ci sono tutti gli studi fatti, però avere uno strumento che riesca a controllare, per dire ad esempio, come si diceva prima, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, la situazione in Golfo, attualmente non c'era, e non solo qui in Golfo di Trieste, ma anche in altre zone che potrebbero essere altrettanto sensibili. Non so, mi avete fatto pensare a questo spostamento delle grandi navi da Venezia a Trieste, ad esempio, no? Dal punto di vista dell'inquinamento ambientale, dal punto di vista del rumore, ci sarà stato sicuramente un cambio di questo tipo. Dal pubblico domanda, perfetto. Buonasera, una curiosità. Mi chiedevo quale fosse il campo, cioè la capacità di monitoraggio del sistema, cioè in termini di chilometri quadrati, e quanto la profondità a cui si trovano influisce sui risultati. Grazie. Non ho capito la seconda parte della domanda. Dicevo, quanto la profondità, diciamo, a cui si trovano questi dispositivi influisce, okay, sui, sì, risultati. Allora, dunque, logicamente la profondità del mare in Golfo di Trieste è piuttosto limitata, quindi ci sono casi a livello anche oceanico in cui logicamente le situazioni rispetto a quello che abbiamo fatto noi sarebbero da rivalutare e da vedere completamente. Anzi, si può immaginare ad esempio di installare idrofoni a varie profondità per avere delle stime molto più diciamo precise. Quello che abbiamo fatto noi su un mare, su una profondità a livello delle boe che abbiamo visto indicativamente intorno ai 20 metri, abbiamo installato il nostro idrofono a 18 metri di profondità. Però questa è una stima che abbiamo fatto noi, che può essere, che dipende moltissimo dalla situazione. Il sistema l'abbiamo implementato nel Golfo di Trieste, ma è adattabile a qualsiasi situazione. Cambiando la situazione bisogna rivedere tutti i parametri di installazione, logicamente. 5 metri di profondità. Il calcolo viene fatto ogni 5 metri. Sì. Il calcolo viene fatto ogni 5 metri di profondità. A livello numerico puoi vedere i livelli di rumore a 0 sul pelo, poi 5 metri sotto, 10 metri, 15 e 20. No, la sorgente è sempre la stessa, sempre la nave che ha una sua sorgente a livello delle eliche, dei motori principali, però il modello matematico ti fa le previsioni a tutte le profondità. La misura la facciamo a 18 metri, però la matematica tu puoi scegliere, puoi vedere a 5 metri, a 10 metri, a 15 metri. Quindi la matematica lavora a diverse profondità perché è un processo lineare, invece le misure le facciamo a 18 metri dove c'è l'idrofono. Scusate, continuo. Quindi lo stesso discorso si potrebbe fare anche verso il basso, diciamo, cioè aumentando la profondità? Sì, certo. Devi stare attenta che cambia la matematica, perché c'è il deep water e il shallow water hanno due matematiche diverse.
Per esempio la letteratura, tu troverai nella letteratura molto molto più sviluppato il discorso teorico matematico per il deep water, perché negli Stati Uniti fanno migliaia di pubblicazioni sugli oceani. Invece sull'acqua poco profonda, dove abbiamo noi il Golfo di Trieste, noi abbiamo dovuto sviluppare tantissima matematica in più, perché c'è pochissima letteratura al riguardo. Dal punto di vista della modellazione, sì. Dal punto di vista delle misurazioni, logicamente c'è tutto il lavoro della dottoressa Piciulin, Codarin e tutti gli altri, logicamente, che si hanno già fatto delle misurazioni, e c'è una letteratura piuttosto vasta anche in questa zona, però fatta con altri strumenti, con un'altra logica rispetto a questa che abbiamo cercato di implementare, di sviluppare, di implementare noi. Ecco. E poi volevo aggiungere anche che dove le profondità sono maggiori, dove quindi la situazione è diversa, anche il substrato è diverso, quindi tutta la parte anche di modellazione deve essere rivista, in quel senso l'assorbimento è diverso. C'è tutto il problema del fatto che logicamente dipende che distanza c'è tra la sorgente e la, diciamo così, la misurazione, perché le frequenze basse vanno più lontano, invece le frequenze alte si fermano prima. Quindi è un discorso abbastanza complesso che nella modellazione deve essere necessariamente tenuto sotto controllo. Scusate, un piccolo inciso. Considerate che uno di questi idrofoni, definiamoli low cost, ha una tangenza operativa di 6-7 km. Quindi in realtà, no, sempre nell'ottica di un'economia, con 7-8 impianti si potrebbe coprire quasi tutta la costa della regione. No? Questo è altrettanto importante, sempre in un'ottica di scalabilità e di economicità del sistema. Tra l'altro, se volete vedere, a display c'è l'animazione che prima ne è partita, basata su dati reali proprio di oggi. Dalla mezzanotte di oggi ci sono le navi che insistono nel nostro mare con la loro impronta di rumore che viene mostrata a display in tempo reale. Grazie. Volevo sapere se è possibile fare un'analogia con il cielo, cioè se i rumori prodotti dagli aerei o magari dai fuochi d'artificio arrechino comunque danni agli animali che lo popolano, e se eventualmente, che voi sappiate, esiste un progetto similare a questo. Sulla parte biologica probabilmente le persone più adatte a trattare il problema sareste voi. Io sono, diciamo, l'acustica terrestre, chiamiamola, è stata studiata molto di più rispetto a quella marina, e l'impatto dei rumori sulle popolazioni in campo terrestre, c'è parecchia letteratura scientifica, sia sugli uccelli, sugli ungulati, ci sono anche, Marta se non ricordo male, tutte delle pubblicazioni legate alle capacità di adattamento, che se non sbaglio ci sono anche nelle specie ittiche, no? Che gli animali ad un certo punto riescono a comprendere qual è un rumore che genera un rischio, un pericolo, e quale invece è un rumore di fondo che possiamo, che gli animali possono gestire e tranquillamente non considerare. È un po' come noi quando viviamo nel nostro paesaggio sonoro in casa, no? Il rumore del prodotto del 50 Hz degli strumenti, ad esempio il frigo, è il classico rumore che abbiamo in casa e dopo un po' non sentiamo più, ma lui continua ad esserci. Quello c'è sempre. Lo stesso succede negli animali e anche in ambiente marino, no? Sicuramente in ambiente marino c'è il fenomeno dell'abituazione. Addirittura alcuni studi dimostrano che certi animali imparano a riconoscere il rumore delle eliche, per esempio dei pescherecci, per avvicinarsi e utilizzarli come fonte di cibo già bloccato. Nel senso che nel mondo animale le reazioni, infatti qua abbiamo parlato molto di impatti, è una parola, secondo me, che stiamo usando, diciamo, in una maniera un po' generalista, nel senso che gli animali utilizzano le risorse che hanno e possono vivere anche in ambienti molto rumorosi se, per esempio, sono gli unici che offrono cibo, sono gli unici che offrono rifugio.
Dopodiché la Comunità Europea adesso sta chiedendo, io tornavo su questa cosa che mi sembra molto importante del monitoraggio, la Comunità Europea in questo momento non parla ancora di impatti, perché gli studi sugli impatti, pur essendone molti ed essendo in crescita, sono ancora limitati ad alcune specie, limitati ad alcune situazioni, ma ciò che viene chiesto dalla Comunità Europea è proprio il monitoraggio dei livelli di rumore. In particolare ci sono due descrittori che richiedono i trend annuali, in questo caso del rumore di fondo. Quindi ciò che la Comunità Europea e ciò che gli scienziati al momento stanno avendo sotto i riflettori è: il nostro mare sta diventando sempre più rumoroso oppure no? Ci sono zone che stanno diventando sempre più rumoroso oppure no? Siamo a quel punto lì, e in questo senso non ci sono solo i progetti innovativi e meravigliosi come questo che abbiamo, che hanno descritto oggi, ci sono anche dei monitoraggi mensili che per esempio gli enti come l'ARPA fanno di diverse aree, in particolare il Golfo di Trieste, che mirano proprio ad avere una visione di lunga durata. Solo dopo questo tipo di informazioni noi potremo iniziare a parlare di impatti in senso diciamo più profondo, e magari parlando di comunità e di ecosistema, non del singolo pesce che reagisce al singolo segnale. Grazie, siamo giunti in conclusione, alle conclusioni. Do la parola alla Presidente di Mare FVG, la professoressa Pedicchio, per concludere questa giornata. Grazie. Grazie a voi per la presentazione, molto interessante. Io farò due commenti molto legati anche al discorso europeo e alla policy. Voi sapete, o insomma, chi segue più le strategie di ricerca, che la Commissione europea sta lanciando quelle che si chiamano le missioni, perché l'idea è la missione Apollo, come l'entusiasmo di tutta l'America per mandare l'uomo sulla Luna e riportarlo vivo a terra, ha messo in moto pubblico, privato, finanziamenti, opinione pubblica. Allora anche l'Europa vuole le sue missioni, le ha individuate, sono 5, le ha individuate 2 anni fa, ci sta lavorando. Io sto nel board, sono l'unica italiana, nel board della missione Mari Oceani. Allora, senza raccontarvi cosa è stato fatto, doveva uscire tra l'altro ieri la comunicazione, Bruxelles sta rallentando tutto, la missione Mari Oceani ha detto 5 sono le priorità, poche, pochissime. Beh, di queste una è pollution, con lo slogan zero pollution, a cui non arriveremo mai, ma l'idea era provocatoria. Zero pollution all'inizio cosa aveva? Plastica, microplastica, nutrienti, un po' farmaci. Beh, la comunità scientifica italiana in primis, ma con i francesi, l'Infremer, con Malta, con altri, abbiamo tanto spinto che l'inquinamento acustico è stato inserito come una delle priorità sotto il tema pollution, quindi c'è il riconoscimento, con anche un primo indirizzo di cosa bisognerà fare entro il 2030, sono tutti progetti entro il 2030. Queste missioni si portano dietro progetti di Horizon Euro, progetti speciali, progetti trasversali, ed è chiaro che su questo discorso del rumore sottomarino, come avete detto, c'è molto, forse tutto da fare in termini di impatto, ma in termini di regolamentazione, in termini di aree marine protette, ma con quale tipo di regolamentazione. Ecco, su questo però è stata una battaglia, ma devo dire la comunità scientifica si è fatta valere molto bene. Un altro dei temi, e mi collego col cluster che nella missione appare, ma cioè in tutte le politiche e al di là delle politiche nel buon senso collettivo, il fatto che dobbiamo lavorare assieme, siamo sempre lì a dirci la sinergia, il pubblico, il privato, l'istituzione, che sia la tripla elica, chiamiamola come vogliamo, però questo per l'Italia rimane sempre un grosso problema. Il cluster, questo è un cluster tecnologico marittimo, Mare FVG, nato soprattutto per merito della regione, con grandi partner industriali, con tutta la comunità scientifica, i 3 Atenei, l'OGS, l'area, gli istituti di formazione. Il cluster lavora proprio per cercare di creare queste sinergie. Io penso che il progetto CORMA sia stato realizzato anche grazie ai tavoli che il cluster aveva messo in piedi, quindi impegno su cui
il cluster che io adesso ho l'onore di presiedere si sta già attivando anche per le prossime iniziative, quindi messa in rete i ricercatori, pubblico, privato, le istituzioni, ma poi io voglio aggiungere una quarta gamba, i cittadini, cioè l'importanza, come Next lo dimostra, questo festival, di arrivare ai cittadini, di spiegare le cose, e noi quello che cerchiamo di fare anche a partire dai bambini, cioè se vogliamo un domani degli adulti responsabili dobbiamo avere dei bambini informati. I bambini sono molto attenti, sui pesci chiacchieroni e non muti, i bambini sono affascinati, quindi anche su questo il cluster con le varie istituzioni cerca proprio poi di diffondere su tutte le fasce di popolazione. Quindi grazie a tutti i relatori, grazie al pubblico per essere stato con noi, auguri per il progetto bellissimo. Grazie a tutti, buona giornata.